Oggi arriviamo in Valtellina, terra apparentemente tranquilla, di pascoli, di formaggi e mandrie paciose. Ma chi l'avrebbe mai detto che qui avremmo trovato l'inferno? Io sono Francesco, questo è The Wine Channel e oggi vi presento Inferno Valtellina Superiore di Cantina Nera. Siamo in provincia di Sondrio e Cantina Nera produce qui il suo vino fin dal 1940, seguendo l'alternanza delle varie generazioni. Questo Inferno Valtellina Superiore è il vino prodotto dall'azienda per il mercato della grande distribuzione, anche se ricade comunque nella DOCG di appartenenza. Il nome Inferno pare derivi da un'antica leggenda che vuole queste uve prodotte su un terrazzamento a pietra verde, la quale rifletteva la luce del sole e scaldava molto le sue uve, facendo raggiungere appunto temperature infernali. In particolare, come potete vedere dall'etichetta, questo vino è prodotto con il 90% uve Nebbiolo e un 10% suddiviso tra Pignola e Rossola. L'annata in degustazione è il 2015 e la gradazione alcolica è di 13 gradi. Come sempre, prima di degustarlo, diamo un'occhiata più vicino all'etichetta. E vediamo, come sempre, più da vicino la nostra etichetta. Inferno, Valtellina Superiore, Cantina Nera. Etichetta su sfondo nero, con scritta in dorato per quanto riguarda il nome della cantina. Mentre abbiamo questo disegno rosso che ricorda le fiamme dell'inferno, che appunto va a richiamare invece il nome del vino. Se andiamo a girare la nostra etichetta per vedere le classiche indicazioni obbligatorie di legge, troviamo la denominazione Valtellina Superiore, il formato 0,75 classico, la gradazione alcolica di 13 gradi e l'annata 2015. In più, come abbiamo già visto per altre etichette di altre cantine, è presente il QR code che ci permette, una volta scansionato, di collegarci tramite internet al sito della cantina. Anche qui abbiamo un'etichetta semplice e riconoscibile che gioca con i colori, con i nomi sia della cantina che del vino stesso. È un DOCG, quindi è presente appunto sul collo della bottiglia la classica fascetta obbligatoria. E ora, dopo averla vista più da vicino come etichetta, andiamo anche a degustarla e ad assegnare i classici voti. E partiamo dal colore, un rosso rubino tendente al granato. Andiamo a sentirlo al naso. Fine ma non particolarmente intenso, spicca una nota floreale sulle note della viola e fruttata sulle note della ciliegia e una chiusura tostata tra il caffè e il cuoio. Andiamo a sentirlo al gusto. Buono il corpo, un tannino non troppo accentuato e morbido, torna la nota fruttata e lievemente anche quella tostata, soprattutto in chiusura. Lascia comunque una sensazione di freschezza e leggermente sapida. Adesso, come sempre, andiamo ad assegnargli i classici voti. Per la fascia di prezzo assegno 2 bottiglie su 5. Si trova in vendita tra i 10 e i 13 euro alla bottiglia ed, essendo fatto per la grande distribuzione, è facilmente reperibile nei supermercati. Per la versatilità segno 3 bottiglie su 5. La nota tannica non particolarmente spiccata ne sconsiglia l'uso con formaggi molto stagionati oppure con piatti molto ricchi di grassi animali come ad esempio il burro. Un abbinamento che però mi sento di consigliarvi è la polenta con la salsiccia piuttosto che con i risotti. Ideale anche con piatti di carne come la cacciagione oppure per una classica grigliata estiva. Sulla facilità di beva segno 4 bottiglie su 5, un vino sicuramente piacevole, con un tannino delicato che non infastidisce e che si lascia bere volentieri. Indicato per serate con amici, magari, appunto come dicevamo prima, per una grigliata estiva o in inverno per una comunitaria polentata. Consiglio di aprirlo almeno una ventina di minuti prima dell'uso e a una temperatura di servizio fra i 18 e i 20 gradi.
assegnando come sempre il giudizio complessivo e vi ricordo personale su questo vino, do 4 bottiglie su 5. È un rosso piacevole con note fini e morbide che si fa apprezzare anche da chi non ha dimestichezza con l'assaggio. Una buona versatilità sia invernale che estiva lo rende un ottimo compagno per diverse occasioni. Insomma, qui in questo inferno ci si sta molto bene. Vi lascio il link al sito di Cantina Nera per avere una panoramica sui loro prodotti anche della gamma più alta. Bene, e anche per oggi la nostra degustazione termina qui. Se questo video vi è piaciuto, un mi piace è gradito. Iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per essere sempre aggiornati sulle uscite dei nuovi video. Condividete il video con i vostri amici e se avete qualche dubbio o qualche domanda fatemela qui sotto nei commenti. Vi lascio con le mie solite 3 raccomandazioni. La prima è che i minori di 18 anni non devono bere, la seconda è che non bisogna bere prima di mettersi alla guida o fare attività pericolose e la terza è che bisogna bere con moderazione ma di qualità. Ciao e alla prossima con Francesco su The Wine Channel.